Buonasera a tutti, iniziamo la conferenza stampa, iniziamo dall'unico giornalista italiano presente, facciamo una domanda. Vamos a cominciare per l'unico giornalista italiano che ha oggi. Dopodiché avrete a disposizione il mister Roger. Prego Angelo, una domanda e una domanda, grazie. Sì, io volevo chiedere a Paolo Fonseca, visto che qui in Portogallo lei è molto popolare e ha vinto una Coppa del Portogallo a Braga, anche l'emozione e le sensazioni di essere tornato qui, in questo stadio che conosce bene, e se è per lei comunque sempre un'esperienza diversa venire qui. Per me è molto speciale ritornare a questa casa. Sono stato qui un anno molto, molto felice. Abbiamo vinto la Coppa. È molto speciale. È speciale anche perché ho lasciato qui tanti amici e è speciale ritornare per vedere questi tutti amici che hanno lavorato con me. Sim, a pergunta foi, estamos aqui em Portugal, onde você é muito popular, ganhou aqui mesmo em Braga a Taça de Portugal. Que emoções tem, que emoção é voltar nesse estádio? Para mim é muito especial voltar aqui, nessa casa, nesse estádio. Fiquei aqui só um ano, mas foi um ano muito feliz, ganhamos a Taça de Portugal. É muito especial voltar, porque também deixei aqui muitos amigos que vou voltar a ver. Prego. Boa tarde, Paulo Fonseca. Boa Tinha, tarde. no lançamento que já foi fazendo ao jogo e que já lemos, tinha falado na necessidade de convencer os seus jogadores das qualidades do adversário. Em que nível é que está esse exercício? Não, os jogadores estão alertados para a qualidade do Braga e para um jogo difícil que com certeza vamos ter. Provavelmente muitos deles não acompanham o campeonato português e foi preciso alertá-los para, como eu disse, para a qualidade desta equipa do Braga. Não tenho a menor dúvida que todos terão de perceber que vai ser um jogo dificílimo aqui em Braga, em que teremos de estar ao nosso melhor nível para poder vencer uma equipa como a Braga. Sì, la domanda era, lei nelle interviste ha già parlato delle qualità, dei punti di forza di questo Braga, come arriva la sua squadra a questa partita? Ma ci ho tenuto a mettere in guardia i nostri calciatori della qualità del Braga, sarà una partita difficile, magari molti di loro non seguono il campionato portoghese. E quindi ecco, magari potrebbero non essere a conoscenza della forza di questa squadra, ma quindi era necessario metterli in guardia, ma sono assolutamente certo che adesso tutti sono pienamente consapevoli che sarà una partita difficile, per vincerla sarà necessario essere al nostro miglior livello. Prego. Sì, una domanda se era possibile per Ibañez. Ti volevo chiedere che momento è per la Roma. Se questo è un momento in cui sentite veramente uno spirito di gruppo collettivo molto forte e che cosa rappresenta per voi avere una vetrina internazionale, una vetrina europea? La Roma è un momento molto bene, siamo con l'atteggiamento giusto per competire qualsiasi campionato, quindi penso che ci abbiamo un spirito di squadra buono e dobbiamo lavorare su di questo per rinforzare di più ancora. Sì, la pergunta è che momento sta a passare a Roma, come è lo spirito da equipa o collettivo e che occasione è questa competizione europea per il club tutto. A Roma sta a passare per un buon momento, attitudine certa, lo spirito d'equipa, un collettivo è forte e ora fa falta seguire sì, e fortalecere questo spirito. Prego. Olá, boa tarde, Paulo António Reis, Boa para a tarde. SIC Notícias. Muito boa tarde.
Será que nos pode dar já o 11 inicial da equipa da Roma para o encontro de amanhã? E, por outro lado, se acha que há uma grande diferença de qualidade entre o seu plantel e o plantel do Carlos Carvalhal? Eu penso que, obviamente, todos pensarão que essa diferença existe. Isso é no plano teórico. No plano prático, eu acho que o Braga é uma equipa que pode lutar com qualquer equipa. Pode discutir o resultado com qualquer equipa. E é sobre isso que nos temos que focar, na qualidade coletiva do Braga, porque, como eu disse, é uma equipa extremamente organizada, uma equipa forte, uma equipa que tem demonstrado ao longo desta temporada que pode discutir o resultado com qualquer equipa. E se formos ver os resultados do Braga, principalmente com as grandes equipas portuguesas, podemos confirmar isso. Quanto à formação que amanhã vai jogar, vamos ter que esperar um bocadinho até amanhã. Sì, due domande. La prima, se ci può anticipare quale sarà l'11 titolare di domani. La seconda domanda è se ritiene che ci sia una grande differenza in termini di qualità fra le due squadre, le due rose. La risposta, credo che ovviamente tutti pensano, ritengono che ci sia questa differenza. Questo in teoria, sul piano teorico. In pratica invece sono convinto che il Braga possa lottare contro qualsiasi squadra e giocarsela alla pari. Ed è su questo che noi dobbiamo concentrarci, sulla qualità collettiva di questa squadra. Come ho già detto, è una squadra molto organizzata, forte, che ha già dimostrato il proprio valore. Basta dare un'occhiata ai risultati che ha ottenuto in questo campionato contro le grandi squadre, in particolare del campionato portoghese, e dimostrano quanto appena detto. Per quanto riguarda invece la formazione di domani, aspettiamo appunto qualche ora e lo scopriamo. Olá, Fonseca, boa tarde. Boa tarde. Para o Carlos Carvalhal falava hoje de manhã que se adivinha um grande jogo de futebol pela matriz ofensiva das duas equipas. Será um discurso demasiado ambicioso para uma primeira mão ou alinha na mesma ideia? Sim, eu acredito que poderá ser um jogo aberto. Primeiro espero que o tempo o permita. Está a chover, espero que não chova muito mais, para possibilitar às duas equipas o desenvolvimento do jogo. Agora, eu acredito que possa ser um jogo aberto. Tanto a Roma como o Braga são duas equipas com uma matriz ofensiva de jogo, são equipas que pressionam alto, não são equipas que se remetem à defesa esperando o contra-ataque. Eu acredito, são duas equipas que gostam de ter a iniciativa do jogo, portanto eu acredito que amanhã será um jogo aberto. Appunto, la domanda è che tipo di partita si aspetta domani, quale sarà un po' lo scenario della partita. E la risposta è sì, credo che sarà una partita aperta. Innanzitutto spero che anche il clima lo permetta, in questo momento sta piovendo. Speriamo che non ci sia molto pioggia, che permetta a entrambe le squadre di offrire lo spettacolo che sono in grado di fare, perché queste sono due squadre, Roma e Braga, che hanno una chiara matrice offensiva, due squadre a cui piace pressare alto, a cui non piace aspettare l'avversario nel proprio campo, sono due squadre a cui piace prendere l'iniziativa. Sono tutti i motivi per i quali domani mi aspetto una partita aperta. Altre domande? Última. Para o Roger, perguntar-lhe qual é a motivação da Roma nesta Liga Europa, a equipa, e vocês estão habituados a jogar com Juventus, com Inter, com Milan. A Liga Europa não é propriamente também a Liga dos Campeões. Qual é o enquadramento motivacional para vocês? Até que ponto vocês estão motivados para jogar este jogo com o Braga? Okay. Europa League non è la Liga dei Campioni. Como você disse, Europa League não é a Liga de Campeões, mas é um campeonato muito forte, do mesmo jeito. Então, sabemos que tem grandes equipes disputando e a gente tem que ter a maior atenção com todas as equipes e trabalhar ainda mais
a cada partida para que possamos chegar forte na, no jogo sempre. Sì, la domanda è, per una squadra come la Roma, abituata a confrontarsi con squadre del calibro di Inter, Juventus, Milano, a giocare la Champions League, che motivazioni trova in una competizione come l'Europa League? La risposta è, come ha detto lei, è vero che l'Europa League non è la Champions League, ma è comunque una competizione molto importante dove giocano grandissime squadre. Motivo per il quale servirà la massima attenzione possibile contro tutti gli avversari per cercare di arrivare il più lontano possibile. Grazie mille. Obrigado.